Figuraccia imperdonabile per Bruno Vespa che, come sempre succede pochi minuti prima della diretta, è solito annunciare sul suo profilo Twitter gli argomenti principali di Porta a Porta. Ieri sera, poco prima delle 23, ha cinguettato, tra poco a Porta in retroscena sull'interrogatorio della mamma di Floris. Ovviamente il collega giornalista, ora approdato sulla 7, non c'entra niente e nemmeno sua mamma è coinvolta in chissà quale indagine. Come è chiaro a tutti, Vespa voleva scrivere Loris, ma il correttore automatico dello smartphone o chissà un eloquente lapsus hanno completamente trasformato il senso della frase, cambiando i protagonisti della storia di cronaca nera ai noi più mediatica degli ultimi giorni. Il web non ha perdonato questo strafalcione involontario, ironizzando sull'accaduto a suon di battute. Un ragazzo, per esempio, si è chiesto: chissà come è andata a finire tra Vespa e la mamma di Floris. L'avrà uccisa per ritorsione? Non rispondeva,